usare lo sfruttamento del lavoro minorile, tante fabbriche di pallone ad uso sportivo e anche con grandi film industriali. Il premio era Bruno Cerella per Slam Dunk, ne aveva 24 quando insieme a Tommy Marino e altri ha promosso Slam Dunk. Slam Dunk afferma che lo sport è un linguaggio comune di chiunque può parlare. Il premio a Bruno Cerella. Vorrei ringraziare tutti voi presenti, ma soprattutto chi ha deciso di consegnare questo premio a me. Il despertar del leader, si può tradurre come il risveglio del leader, un po' la mia guida spirituale, quel libro che mi ha dato la forza per iniziare questo progetto. E oggi il progetto è concreto, siamo solidi e come avete visto siamo riusciti a costruire una Basketball Academy che vorremmo che sia un modello per le loro società, un modello per l'educazione. Insieme a World Friends i ragazzi in fine settimana hanno degli incontri anche con dei professionisti, quindi io sono strafelice di ricevere questo premio. Penso che sia il frutto di questi 4-5 anni di lavoro insieme a tutte le persone che ci sostengono. Quindi ancora grazie, scusate la mia emozione.